buon salve, miei giovani Padawan! Come avrete letto dal titolo, questi sono i super mega riassunti di una run su Elden Ring, ovviamente fatta con l'astrologo. Questo esperimento è molto particolare, ma se vi dovesse piacere, ovviamente questa serie continuerà. E quindi 3, 2, 1, via! Ovviamente il nome del nostro personaggio sarà Nium, perché dovremo essere velocissimi. Iniziamo. Oh no, il nemico numero uno dei riassunti. Le porte. All'attacco! Ok, come non detto, meglio aprirle che attaccarle. Olè! E uno. E due. Ecco il nemico numero 2 di Elden Ring. E non sono i boss, ma la gravità! Così si risparmia tempo. E in un antro oscuro e umido ci risvegliammo. Olè! Ah, che palle. Ancora forte. Ciao Varre! Ciao Sepolcride! Quanto tempo! Grazia attivata. Sì, vabbè, niente tutorial. Si corre! Su, signor cavaliere! Muoia! Fellone! Combatta! Ecco, forse è meglio di no. Altro punto di grazia leggermente serio. Altre parti tutorial. Ciao, negoziante! È un botto che non ci vediamo. Prendiamo roba. Dall'incudine. E si riparte. Voi? Siamo qua a perdere tempo, eh? Ma morite. Questi scansafatiche. Sempre a perdere tempo intorno al fuoco. Olè, la prima waifu, Malena, dammi torrente su e non scassare gli zebedei. Olè, si cavalca, abbiamo trovato l'amante delle meduse. Ah già, è vero che devo fare tutta la sua roba, beh, ci torneremo poi. Mi stavo quasi dimenticando della simpatica Ranni. Salve, mille evocazioni. Questo passaggio è sempre abbastanza particolare, perché molti se lo dimenticano. Combatti! Su! Prendi il mio guanto di sfida! Au! Aia! Sei morto! Grazie, gioco! Maledetto! Allora, come diventare rotti con l'astrologo? Oh, guarda! C'è una guida perfetta! Direi che possiamo partire! Let's go! Ugi Katana! C'è! Cenere di guerra, voto aureo! Presa! Balsamo! E direi che l'abbiamo, anche se in questo momento non serve relativamente a nulla. Intanto prendiamo gli oggetti per potenziare le ampolle, sia i vari calici che le cose, le sfere dorate, che se le aumentano, e possiamo continuare. Scorciatoia per Kaelid, presa, grazie ovviamente al forziere trappola. Ogni volta che esco da questa miniera e vedo questa visuale di questo panorama, penso che Kaelid sia un posto veramente brutto, ma veramente tanto. Altro seme d'oro, che prima ho chiamato sfera d'oro per qualche motivo arcano. Oh, quanto tempo. Olè! Prima magia rotta la abbiamo. Scusate, permesso, scusate. Non mi interessa se mi cosate, se mi date grazie, il bastone meteorico. Permesso, grazie, scusi. Questi fiori che non fanno passare le persone che hanno fretta. Direi che siamo a buon punto, abbiamo il bastone meteorico, il primo incantesimo meteorico, e quindi adesso ci manca solo il super mega leveling, quindi andiamo ad ammazzare i mostri grossi. Ah, signor Drago, lei non lo sa, ma diventerà un grande e grosso mucchio di punti esperienza per il sottoscritto. E questo accadrà molte, molte, molte volte. Oh, eccoci qua. Siamo arrivati. Dal cavaliere programmato peggio di sempre. Vediamo se riuscirò a farlo volare di sotto in poco tempo. Qualcuno nei commenti mi ha detto che è più difficile del dovuto. Ma tecnicamente parlando basta provare da un po' di lati e vedremo. Riesco a fare quel bug dove mi metto così, esatto. Su, salta. Sono qui, guardami. Olè, mancato.
Dai, salta. Olè, addio. Non so perché la gente dica che è difficile uccidere il cavaliere. Ma è morto? No, ma come? Gioco? Questo non me lo aspettavo. Venga, liscio. La fisica di torrente è pari a zero. Olè. Ce la fa morire? Bene. Ottimo, una vagonata di rune in un pochissimo tempo. Ah, è vero, che dà anche il passo del limiere. Me ne ero completamente dimenticato. E adesso tocca al drago. Direi che posso iniziare a sfilettare il drago, però per questioni legali non vi posso far vedere quello che farò. Il WWF non approva come forma di intrattenimento l'uccisione di animali mitologici, quindi ci vedremo a fine processo. Ok, ho affettato il drago ben tre volte, ho aumentato drasticamente il mio potenziale, soprattutto per quello che riguarda l'intelligenza, e adesso voglio fare un piccolo test. Vorrei riuscire a recuperare, se riesco, il catalizzatore di Lusat, ovvero il più forte del gioco. Tecnicamente dovrei riuscirci, forse? Non so, ci posso provare. Sta maledettissima campana ogni volta mi fa dannare. Ehi, campana. Torcia. C'è aperta in fondo l'entrata. Yes. Olè. Adesso facciamo un test come andare a morire velocemente, perché siamo troppo bassi di livello, tenendo conto che ho 9 punti in vitalità. Se riesco a seccare questi boss, otterrò il coso. Il bastone di Lusat, che prima invece ho chiamato catalizzatore, vabbè. Vediamo se i cagnolini mi danno una mano. In teoria dovrei essere non potente di più in questo momento, per il livello, infatti. Morto uno. Ho sbagliato pozione. Devo andare a prendere altri semi dorati, eh. Meno male che questi nemici si staggerano all'istante. Olè. Ok, l'arma non mi serve a niente. Tu invece mi servi, perché se voglio andare a fare la build dell'astrologo scintipietra, tecnicamente parlando, questa sarà la nostra arma che massimizzeremo con le pietre della foggiatura funerea il prima possibile. Quanto è che serve per farlo andare? Ah, mi servono 52 punti. Auguri, come che ci arrivo. Campa cavallo che l'erba cresce. Beh, direi che posso andare a recuperare qualche altro seme dorato e poi possiamo andare a sfondare il boss che non riusciamo a far prima. È giunto il momento della vendetta. Anche perché devo recuperare le mie rune, che secondo me sono zero. Olè. No. Manditela con loro. Dove è andato? No. Ci sono loro. Sono i miei fidi servitore. Fidi perché ognuno di loro si chiama Fido, ma non avevo voglia di dargli un appellativo diverso. Dato che sono tre lupi, è giusto che si chiamino Fido. Fido 1, Fido 2, Fido 3. Sì, sono una persona abbastanza cattiva, non avevo voglia di dargli nomi. Senta lei, può farmi la cortesia di lasciarci drasticamente le penne? Anche perché probabilmente potevo vincere senza fare tutta questa cosa dell'iperpotenziamento. Yeah! Sei morto malissimo! Sì, dicono tutti così quando muoiono. Ok. Un po' di più, eh. Tutto con la grazia, lo fermo. Ok, si è fermato. Fiche, morte lunga plateale. Non me la ricordavo.
Comunque direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Abbiamo fatto fin troppo, abbiamo letteralmente esplorato mezza mappa. Letteralmente, tutta la parte in basso l'ho letteralmente girata. Ci siamo iperpotenziati. Quello che faremo nel prossimo episodio super riassunto è semplice. Se chiamo Godric, andiamo a Liurnia, facciamo la quest di Varre, sblocchiamo la farm definitiva, soprattutto per il glitch, porto a più di 50 l'intelligenza, almeno a 55, così posso usare il bastone di Lusat, e poi faccio tutto quel giochino del cerco le pietre funere fino a portare l'arma più 10, quindi una cosa abbastanza veloce, e poi andiamo a completare la build dell'astrologo scintipietra, anche se per fare questo non penso mi basterà un singolo altro riassunto, ma ce ne vorranno almeno un paio. Detto questo, spero che questo tipo di video vi sia piaciuto, quindi qui dal maestro Obi-Wan per Hobby e da Nium per oggi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi, ci vediamo a un prossimo video.